Buon pomeriggio amici carissimi, bentornati al nuovo incontro con la diretta streaming dal mio home video studio con i serial killer del passato. In questa sede tratterò la prima di due parti relative al serial killer francese Henri Désiré Larry. Dopo essermi spinto indietro nel tempo sino al lontanissimo 331 a.C., nel territorio dell'antica Roma preimperiale, alla ricerca delle avvelenatrici di Roma, un gruppo di cortigiane considerate dagli studiosi le prime criminali seriali della storia, per poi raggiungere Locusta, schiava gallica, vissuta pure a Roma nel primo secolo d.C., la quale anch'essa fece dell'arte dei veleni un vero e proprio business, che le consentì di vivere libera al pari di una patrizia, godendo di fatto degli stessi benefici, almeno sino alla sua condanna a morte, avvenuta per mano dell'imperatore Galba, succeduto a Nerone dopo che questi si suicidò. Per poi aver affrontato un altro viaggio immaginario sia a ritroso nel tempo che nell'altro emisfero, raggiungendo la Cina del 115 a.C., dove il principe Liu Peng ha ottenuto la sua parte nella storia del serial killer, per poi essere passato attraverso il XV ed il XVI secolo tra contesse e duchesse di casa nostra e di altri paesi dell'est europeo, nonché aver raggiunto la lontanissima città di Aden, il mio viaggio nel tempo e nei vari territori alla ricerca dei serial killer mi riporta nuovamente nell'Europa della seconda rivoluzione industriale, dove la fabbrica con l'avvento dell'energia elettrica stava prendendo una fisionomia diversa, una nuova forma, che dopo lo sviluppo del settore tessile e la scoperta della macchina a vapore che hanno interessato la prima rivoluzione industriale, ora muoveva molto più velocemente i congegni meccanici che con i nuovi automatismi contribuivano ad aumentare esponenzialmente il ciclo della produzione industriale. Francia, Inghilterra, Spagna, Olanda e le altre nazioni europee acceleravano il processo di colonizzazione di numerosi paesi extraeuropei al fine di procurarsi e garantirsi le risorse naturali quali materie prime, da dare in pasto alla fabbrica che ogni giorno ruggiva sempre più forte e prepotentemente, sfruttando al contempo le popolazioni assoggettate per i lavori di estrazione dei minerali e di altro genere di risorse. Bene, amici, è proprio qui, in questo contesto storico, in forte e velocissimo cambiamento, quello della Francia del XIX secolo, proprio nel cuore del secondo paese che dopo l'Inghilterra è stato investito da questo nuovo processo economico-sociale, che incontriamo Henri Désiré Larry. Solo 18 anni dopo, a Parigi, sarebbero state posate le basi della Torre Eiffel. Nato da poveri ed umili genitori, il padre di professione pompiere e la madre casalinga e sarta, Henri nacque a Parigi il 12 aprile del 1869. La sua infanzia viene considerata beata e serena, seppur nella miseria della famiglia, e nonostante la successiva carriera criminale, i suoi modi da bambino risultavano molto gentili, rispettosi e garbati. Oggi si direbbe di lui un bambino a modo e che tutti vorrebbero come figlio. In analogia alle caratteristiche presentate da molti altri criminali seriali durante il periodo degli studi, egli veniva considerato dai suoi insegnanti un ragazzo in possesso di una buona dose di intelligenza, ritenuta addirittura anche superiore alla media. Dopo aver terminato il corso di ingegneria meccanica a Parigi, si arruolò nell'esercito, rimanendo tra i ranghi per 4 anni ed ottenendo il grado di sergente. Ma fu proprio in quel periodo che iniziò una relazione sentimentale con la cugina Marie Charlotte Rémy, che da lui tuttavia non fu mai sposata, ma dalla quale nacque comunque nel 1893 una figlia. Dopo pochi mesi, circa un anno, nell'894, Henri lasciò la carriera militare e nel 1895 congolò a nozze con un'altra donna, dalla cui unione nacquero poi ben 4 figli. È probabile che proprio a causa dell'abbandono della carriera militare la sua vita cominciò a mutare, trovandosi ora di fronte ad una società per lui troppo veloce e forse anche ostile,
che cambiava trasformandosi di giorno in giorno ed in costante evoluzione. L'elettricità, la chimica, il petrolio e nuove invenzioni erano oramai il motore della seconda rivoluzione industriale. Mentre al contempo i problemi familiari aumentavano a dismisura, chiaramente dovendo provvedere a far fronte al mantenimento sia della prima figlia che della cugina Marie, oltre che naturalmente alla sua nuova e prosperosa famiglia, risultandogli questo estremamente difficoltoso, il procurarsi il denaro sufficiente a garantire tutto questo, poiché Harry ora non aveva un lavoro fisso e quindi comunque necessario ad occuparsi correttamente delle esigenze del bilancio familiare. Credo che l'indole criminale sia insita in quella di una determinata persona. Ma probabilmente questa situazione ha contribuito ad indurre Harry, con inizio dall'anno 1915 e dopo essere stato artefice di una serie di imbrogli e chiamato per questo anche a risponderne in tribunale, a farsi passare per un agiato vedovo alla ricerca di donne sole e ricche e quantomeno benestanti da poter provare a sedurre e poi truffare per poi ucciderle miseramente. A questo punto una parentesi è comunque necessaria. Non tutte le persone che si trovano in difficoltà, anche economiche e magari serie come in questo caso, si danno alla devianza ed iniziano a commettere crimini. Porto come mero esempio quello di Luigi Chiatti, il cosiddetto mostro di Foligno, che appena venuto alla luce fu abbandonato dalla madre e per questo ospitato nel brefotrofio di Narni, ove peraltro ho svolto i miei studi universitari. Alcuni studiosi hanno tentato di giustificare il suo comportamento criminale con le vicende vissute, ma di contro anche altri come lui sono stati ospitati in quello ed altri istituti simili e nella vita adulta il loro comportamento è poi risultato del tutto normale. Ma torniamo al nostro soggettino. Le sue indiscusse capacità personali e caratteriali ed apparentemente empatiche erano tutte a suo favore. Infatti era molto abile ed eloquente, riuscendo a convincere e a raggirare con notevole capacità e facilità le donne che gli capitavano a tiro e che cadevano, sembra inesorabilmente, sotto le sue grinfie. Naturalmente, come accennato, queste ultime risultate sempre benestanti e convincendole di essere anch'egli economicamente agiato e promettendo loro un probabile futuro matrimonio, invitandole anche per questo a dimorare brevemente in una villa isolata, presa in affitto nelle vicine campagne del piccolissimo e tranquillo paese di Gombert, distante poco più di 55 km da Parigi. La sua arte nel circuire con estrema semplicità le povere malcapitate era impeccabile. Da vero venditore di fumo, o meglio ancora, come il ciarlatano Dulcamara, venditore dell'elisir d'amore, nel noto melodramma giocoso di Gaetano Donizetti, tanto che riusciva con altrettanta estrema facilità a far sottoscrivere loro una sorta di vero e proprio contratto, mediante il quale otteneva il permesso di entrare in possesso di tutti i beni delle quelle che saranno poi le sue povere vittime. A questo punto il gioco era fatto. Una volta completato il suo disegno criminoso, per meglio dire in questo caso la parte burocratico-legale, sopprimeva le sue povere malcapitate vittime strangolandole brutalmente, senza alcuna empatia, mentre subito dopo i loro corpi finivano bruciati tra le fiamme, nella grossa stufa a legna che era nella cucina della villa stessa. Sembra comunque che, a differenza di tanti altri criminali seriali, non abbia mai infierito con torture, persecuzioni ed altro sulle sue povere vittime, prima di uccidere. Almeno questo. Bene amici, anche questa prima parte è terminata. Vi do appuntamento tra 2 settimane, quando andando alle conclusioni tratterò la seconda ed ultima parte del serial killer Harry Désiré Larrey. Come sempre è doveroso un ringraziamento per la vostra attenzione, chiedendovi di lasciare un like o un vostro commento qualora il mio intervento sia stato di vostro gradimento. Arrivederci a tutti.